L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Come sempre, vediamo insieme alcune delle notizie di cui ci occuperemo in questa edizione. Apriremo con le condizioni del tempo, con un sabato santo che è andato peggiorando nel corso del pomeriggio. Infatti, fermi gli aliscafi nei porti e la Guardia Costiera ha annunciato che da mezzanotte sarà chiuso il porto di Casamicciola. Il leader della Lega, Matteo Salvini, in vacanza sull'isola d'Ischia, parla con i giornalisti delle alleanze per il prossimo governo. Ci sposteremo poi a Forio verso le elezioni amministrative fissate per il 10 giugno. Ascolteremo il sindaco uscente Francesco Del Deo che ci annuncia la possibilità di un accordo con il suo predecessore Franco Regine. C'è poi la Pasqua ad Ischia, domenica mattina i consueti riti con la risurrezione, le corse dell'angelo a Forio, l'Aquameno e Casamicciola, mentre invece a proposito di mostre a Forio si inaugura la mostra di Toni Gallo all'Ischia Street Art Gallery. Di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. La Pasqua Procida è nel segno della tradizione, con i suoi colori, i suoi sapori, i suoi riti religiosi. Una tradizione che affonda le radici nella notte dei tempi. Una storia che si ripete, con il corteo degli apostoli, del giovedì santo, con la processione del venerdì santo, con i suoi misteri e la statua lignea del Cristo morto. La Pasqua religiosa, che coinvolge l'intera comunità e ogni anno richiama a sé un numero sempre maggiore di fedeli e turisti, italiani e stranieri. Un turismo che scopre l'isola di Graziella e le sue bellezze. Nascoste tra le caratteristiche viuzze del centro storico e i panorami mozzafiato. Con la Pasqua scopri la procida religiosa, ma scopri anche tanto altro ancora. Un'isola che ti affascina con la sua bellezza, dei suoi colori e della sua storia. Il metano è sbarcato a Procida. Fallo entrare in casa tua. Non aspettare. Abbatti subito i tuoi costi con risparmi davvero impensabili. La ditta Ambrosino, di origine procidana, è azienda leader nel settore sull'isola d'Ischia. Scegli il nostro marchio Amico Metano e avrai un impianto chiave in mano tutto compreso. Ti garantiamo una progettazione seria e gratuita. Ti offriamo un'assistenza diretta. Potrai rateizzare i costi dell'impianto ed avere una detrazione fiscale fino al 65%. Telefona al numero verde 800 98 42 26. Il metano è sbarcato a Procida. Scegli un amico per portarlo a casa tua. Scegli Amico Metano del gruppo Ambrosino. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia. Un posto da sogno. Un panorama mozzafiato. Il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle. Tutti i comfort. 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacquameno. Con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno. Per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. Prisma Forniture, attrezzature ed arredamenti. Da oltre 20 anni leader nel settore turistico alberghiero. Realizziamo arredamenti su misura per bar, pasticcerie, gelaterie, supermercati. Attrezziamo cucine per alberghi, ristoranti, comunità ed impianti di lavanderia. Disponiamo delle migliori marche nel settore. Miele Professional ed Angelo Po Grandi Cucine. Con personale specializzato, vi seguiamo dalla progettazione al collaudo e vi garantiamo un'assistenza seria nel post vendita. Vasta gamma di macchine professionali per ogni esigenza. La tua azienda ha bisogno di competenza e professionalità. Prisma Forniture, un partner affidabile al tuo fianco. Sull'isola d'Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, DentaScan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute.
Scopri l'isola più bella d'Europa. Ischia, il mare, le terme, la natura. Lasciati avvolgere dal caloroso abbraccio dell'hotel Re Ferdinando 4 Stelle Leisure. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'ex hotel Jolly ti accoglie con un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, terme, sauna, bagno turco, palestra e tanto altro ancora. Vivi la bellezza nel comfort come hai potuto solo immaginarla. E per te, tante offerte speciali da cogliere al volo. Scoprile sul nostro sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefonando al numero 081 507 0111. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, ad un prezzo davvero speciale. Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. Le Terme di Ischia, il benessere globale, in una struttura completamente rinnovata. Acque termali, terapie innovative, strutture all'avanguardia ti aspettano per restituire energia e benessere al tuo corpo. Reparto fango e balneterapia, zona benessere con sauna, bagno turco e le stanze del sale. Reparto beauty, reparto di fisioterapia. Le Terme di Ischia sono aperte tutti i giorni, dalle 7 alle 22. Cure termali convenzionate, per il corpo, per il benessere globale. Le Terme di Ischia, per vivere meglio. Maltempo, da mezzanotte chiuso il porto di Casamicciola, peggiorate nel pomeriggio le condizioni del tempo. La Guardia Costiera ha annunciato la chiusura del porto della cittadina termale, corse spostate su Ischia, fermi gli aliscafi. Salvini, io premier, si parte dai progetti e non dai nomi. Il leader della Lega in vacanza ad Ischia conferma la sua posizione in merito alle alleanze per il prossimo governo. Elezione a Forio del Deo con Franco Regine, mai dire mai. Il sindaco uscente in vista delle elezioni amministrative del 10 giugno non esclude la possibilità di un accordo con il suo predecessore. La Pasqua ad Ischia tra riti religiosi e mostre. Domenica mattina a Forio, l'Acquamena e Casamicciola, la tradizionale Corsa dell'Angelo. A Forio si inaugura la mostra di Tony Gallo all'Ischia Street Art Gallery. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Tele Ischia. Partiamo subito dalle condizioni del tempo. Sabato Santo condizionato dal meteo. Le condizioni del tempo non ottimali e l'aumento del moto ondoso hanno determinato dal pomeriggio di oggi la sospensione delle corse veloci tra le isole di Ischia e Capri e la terraferma. Sia Alilauro che Snav hanno infatti sospeso i collegamenti con gli aliscafi. I traghetti hanno viaggiato regolarmente. L'allerta meteo era scattata dalle 12 di oggi sabato e durerà almeno 24 ore. Ed intanto a mezzanotte, per disposizione dell'ufficio circondariale marittimo di Ischia, il porto di Casamicciola sarà chiuso per le avverse condizioni meteo-marine previste. La decisione è stata presa dal comandante della Guardia Costiera, il tenente di vascello Alessio De Angelis. Da mezzanotte chiudiamo il porto precauzionalmente sino alle 20 di domenica a causa delle previsioni proibitive previste. Mare agitato, vento forte da ponente ed altezza delle onde superiore a 3 metri. La decisione è stata assunta perché, aggiunge De Angelis, è altamente probabile lo scavalcamento dell'onda sull'area di imbarco di passeggeri e veicoli. La Guardia Costiera ha già diramato l'ordine alle compagnie di navigazione che assicureranno le corse dal porto di Ischia fino al miglioramento delle condizioni meteo, ha concluso il comandante della Guardia Costiera. Passiamo alla politica, tasse, lavoro e sicurezza, si parte dalle cose da fare, lo ha detto Matteo Salvini che è a Ischia per le vacanze pasquali. E sulla ipotesi di Salvini Premier, il leader del Carroccio dice non è pregiudiziale, altri dicono o me o il diluvio. Sentiamo. Sono disposto a sostenere un governo, a dar vita a un governo, visto che il centrodestra è la coalizione che ha vinto, che parte dal programma di centrodestra. E quindi dalla cancellazione della Fornero, dalla riduzione delle tasse, dal controllo dei confini e l'espulsione dei clandestini. Sono disposto a ragionare di redditi inclusione, redditi di cittadinanza, di prestito per reintroduzione al mondo del lavoro. Sono disposto a ragionare di tutto, basta che si parta dal voto degli italiani. I lavori in Parlamento sono partiti subito, senza litigi, senza settimane di attese, coinvolgendo tutti. Questo mi dà una bella soddisfazione, visto che la Lega ha svolto un ruolo di mediatore e ha ceduto passi ad altri. Beh, non è che uno possa sedersi al tavolo dialogando dicendo tu non mi piaci, vai via.
Quindi si parte dai progetti, non dai nomi, dalle persone, dai premier, si parte dalle cose da fare, tasse, lavoro, sicurezza. Io sono molto preoccupato perché per il terzo giorno consecutivo c'è stato un blitz antiterrorismo islamico in Italia e non vorrei che qualcuno avesse sottovalutato il problema, non voglio essere cattivo profeta, però quando chiedevamo controlli, verifiche, espulsioni, dicevano che seminavamo odio, paura ingiustificata, temo che questa paura fosse più che giustificata. Detto questo, abbiamo delle forze dell'ordine all'altezza e con Di Maio ci sentiamo dopo Pasqua. La mia ambizione e il mio onore sarebbe rappresentare tutti gli italiani facendo il Presidente del Consiglio. Però a me interessa lavorare per l'Italia, quindi non è una pregiudiziale. Qualcun altro dice o io o il diluvio. Ieri, venerdì 29 marzo, Matteo Salvini ha incontrato all'Acquameno Antonio Piricelli, ex consigliere comunale di Ischia ed attuale comandante della polizia locale di Casavatore. Con loro i deputati eletti nel collegio isolano Pina Castiello e Gianluca Cantalamessa. Si è discusso di numerose problematiche che attanagliano l'isola di Ischia e la polizia locale italiana, con particolare riferimento alla sicurezza, la tutela e la salvaguardia dei cittadini. Piricelli ha elogiato il lavoro che quotidianamente tutte le forze di polizia svolgono sull'isola per garantire la tutela e la sicurezza dei cittadini, ma ha sottolineato che vi è una forte esigenza di avere maggiori controlli sui passeggeri che partono dai porti di Napoli e di Ischia. Ci spostiamo a Forio, dove sono state ufficializzate per il 10 giugno le prossime elezioni amministrative. Ne parliamo con il sindaco uscente Francesco Del Deo, che non esclude una ipotesi di accordo con il suo predecessore. Sentiamo. Forio ufficialmente al voto il 10 giugno. Come vi state preparando? Noi ci stiamo preparando esattamente come l'altra volta, perché questi 5 anni per noi sono stati 5 anni molto duri per sistemare tutta la situazione, diciamo, disastrosa che abbiamo dunque ereditato. Abbiamo avuto degli ottimi risultati a partire dal bilancio, dove abbiamo preso un bilancio con 28 milioni di debiti, 56 miliardi di vecchie lire che gravavano sulla testa dei foriani e l'abbiamo portato a, diciamo, 7 milioni. Questo anche grazie a Davide Castagliolo, che è il delegato al bilancio, che si è messo lì con una pazienza francescana e veramente ha cominciato a centellinare anche l'euro e abbiamo raggiunto questo risultato. Credo che questo sia un risultato che pochissimi comuni in Italia, forse nessun comune in Italia, è riuscito a ottenere un risultato come questo senza aumentare tasse, senza aumentare imposte, senza mettere nuove tasse, perché già i foriani sono stati tartassati dalle precedenti amministrazioni, non ce la fanno più a pagare l'IMU, non ce la fanno più a pagare l'immondizia, non ce la fanno più a pagare la bolletta della luce. Forio era ridotta al disastro e nonostante questo abbiamo fatto 8 milioni di investimenti sul territorio. Solo della passata amministrazione abbiamo pagato circa 13 milioni, 12 milioni e 6 come debito corrente di cassa. Quindi di che cosa vogliamo dunque parlare? Non vedo. Sindaco, Franco Regine, avversario o alleato in queste elezioni? Ma guarda, in politica mai dire mai, perché poi, diciamo, al di là del fatto politico ci sono sempre dei rapporti personali. Se insomma poi questi rapporti personali si uniscono all'interesse del paese, diciamo mai dire mai. Parliamo di turismo. La Pasqua Bassa non ferma i turisti stranieri che più degli italiani affolleranno gran parte delle maggiori località turistiche della Campania e del Meridione. I dati del Centro Studi Turistici annunciano, secondo l'osservatorio ABAC, il sold out a Napoli e nelle aree contigue, soprattutto la penisola sorrentina. Effetto last second invece per le isole del Golfo e le città dell'area metropolitana flegrea. Con le prenotazioni, last second, Napoli, litorale sorrentino, Capri ed Ischia e le città archeologiche hanno raggiunto il tutto esaurito. La media dei pernottamenti è di 1,5 notti e gli italiani, rispetto al dato dello scorso anno, sono in calo del 2,2%. L'ABAC ha svolto un'indagine su un campione di circa 500 bed and breakfast, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, tipologia di ospitalità che resta un riferimento per i viaggiatori. Anche qui un successo che si concretizza, malgrado siano evidenti le difficoltà nei servizi infrastrutturali e di accoglienza. Il mercato degli agnelli e dei capretti pasquali finisce sotto l'attento controllo delle forze dell'ordine. Blitz dei carabinieri forestali in queste ore in Campania, controllate 13.000 ovini e caprini, scoperti allevamenti abusivi, etichette false, carne e latte senza tracciabilità. Tra i provvedimenti elevati, multe per macelleria e Colle Aminei a Napoli e a Nola in provincia, su etichette e confezioni di carne d'agnello c'erano infatti informazioni scorrette.
Anche quest'anno l'Isola d'Ischia si appresta a celebrare la resurrezione di Cristo nella domenica di Pasqua. Tempo permettendo, nelle piazze di Lacomeno e Casamicciola e sul corso principale di Forio si svolgeranno le tradizionali manifestazioni con la corsa dell'angelo. Per i dettagli vediamo il servizio. Al termine della Settimana Santa anche l'Isola d'Ischia si appresta a festeggiare la resurrezione nella domenica di Pasqua. E come ormai tradizione pluriennale, in diverse piazze viene messa in scena quella che viene dai più definita la corsa dell'angelo. La manifestazione più caratteristica in tal senso è quella che viene animata in pieno centro a Forio e che vede protagonista indiscusso proprio l'angelo, una statua di legno dorata uscita dalla bottega dello scultore Francesco Mollica intorno al 1620. All'evento, organizzato dalla antica Arciconfraternita di Santa Maria Visita Poveri, si svolge sul corso Francesco Origine e Matteo Verde e vi partecipano anche le statue di Gesù Risorto, la Madonna e San Giovanni Apostolo. L'angelo fa la spola tra Gesù e Maria per ben tre volte per annunziarle la risurrezione. Caratteristico è il suo inchino. Durante la processione, la folla dei presenti intona l'antico canto liturgico del Regina Celi. Di diverso tenore sono le manifestazioni pasquali che si svolgono nelle piazze principali di Lacomeno e Casamicciola, Piazza Santa Restituta e Piazza Marina. Qui vengono allestiti dei veri e propri teatri scenici, raffigurati il sepolcro dal quale risorgerà Gesù. Dinanzi sfilano le statue raffiguranti l'angelo, San Giovanni, la Maddalena, che portate a spalla animeranno le scene principali del ritrovamento del sepolcro vuoto fino alla manifestazione della resurrezione, accompagnata solitamente dal canto del Gloria e dal lancio in aria di palloncini colorati. Le processioni che conducono le statue protagoniste sul luogo della rappresentazione sono composte dalle insegne delle chiese parrocchiali e dalle congreghe e confraternite del territorio, accompagnate dai parroci e dai rappresentanti del clero locale. Queste manifestazioni richiamano tantissimi turisti, incuriositi dai riti tradizionali che caratterizzano le nostre località. Piccoli paesi ancora legati a queste osservanze e a questi usi e costumi, che nascono nella notte dei tempi da una matrice religiosa, ne conservano l'essenza e vengono tramandate di generazione in generazione. L'azienda di trasporto pubblico EAV ha comunicato la variazione degli orari delle corse degli autobus di linea sull'Isola d'Ischia per la giornata di domenica di Pasqua, 1 aprile. In occasione infatti della Pasqua i trasporti pubblici sull'isola saranno garantiti dalle 7 del mattino fino alle 12.30 circa, lasciando così un vuoto fino alla ripresa del servizio nel pomeriggio intorno alle 16. Il presidente Marco Bottiglieri con i vicepresidenti Marco Lara Spata e Pietro Scaglione ed il direttivo dell'AICOM, Associazione Ischia Commercio, augurano a tutti gli iscritti e ai commercianti delle isole di Ischia e Procida i migliori auguri di Pasqua. Che la stagione turistica che si apre con queste festività pasquali possa iniziare sotto i migliori auspici e possa garantire una ripresa economica che coinvolga il territorio e tutte le attività. Il presidente della Confcommercio Isola d'Ischia, Claudio Cigliano, informa che l'associazione è in piena attività. Dalla prossima settimana prenderanno il via gli incontri Un caffè con la Confcommercio, iniziativa che si pone come primo obiettivo l'incontro con tutti i commercianti dell'isola, divisi per zone territoriali, al fine non solo di ascoltare le criticità della categoria, ma anche e soprattutto di proporre soluzioni percorribili in tempi ragionevoli, grazie alle professionalità interne alla Confcommercio che sono sempre a disposizione di tutti gli associati. Rivisitare i luoghi comuni attraverso il design è l'idea alla base della mostra di gioielli Topoi, esposta alle antiche terme comunali di Ischia fino al prossimo 3 aprile. Sull'evento ascoltiamo il presentatore della mostra, il professor Luca De Bartolomeis. La mostra porta questo nome particolare che significa luoghi comuni, topo i luoghi comuni. L'idea è quella di rivisitarli, ripartire proprio dal luogo comune per rilanciare la manifattura di Capodimonte. Intanto questo è, come dire, il frutto del lavoro progettato e realizzato all'interno dell'Istituto Caselli, l'Istituto di Indirizzo Raro, Real Fabbrica di Capodimonte.
Abbiamo pensato quindi di farlo attraverso il design, realizzando una collezione di oggetti in porcellana, ovviamente, tutti quanti lavorati a mano. La cosa interessante è proprio quella di strumentalizzare il luogo comune, il panno stiso napoletano, la mappina, le trafile della pasta, i fiori, gli elementi decorativi naturalistici tipici della decorazione della porcellana di Capodimonte. Sono stati tutti quanti smembrati e rivitalizzati attraverso il progetto, proiettati verso gli scenari del contemporaneo, verso i nuovi linguaggi. Anche Ischia ha avuto un ruolo nella collezione, perché abbiamo visto che ci sono delle anfore rivisitate e raffinate. Cosa rappresentano? Abbiamo deciso di dedicare alcuni dei nostri gioielli proprio ai luoghi comuni dell'isola di Ischia, quindi Pitescusa, l'isola dei Pini, la Pigna. Le anfore, tra l'altro, sono delle ampolline che possono portare via dall'isola un po' dell'acqua termale di Ischia, quindi, come dire, una suggestione, un'occasione, come dire, per allargare il percorso di memoria, l'esperienza vissuta nell'isola. Tutti uniti in nome dell'arte, il mantra che ispira la mostra artistica We Are One, aperta al pubblico fino al 21 aprile presso le antiche terme comunali di Ischia, in mostra alcune opere di artisti isolani. Vediamo il servizio. L'idea che nasce per questo progetto è l'unione, infatti ho intitolato We Are One questa mostra collettiva di arte contemporanea, con l'obiettivo di riavvicinare la comunità isolana partendo dalla comunità artistica, perché come sai gli artisti hanno sempre quella creatività che può fare la differenza, e in questo momento storico delicato credo che il riuscire a lavorare insieme sia uno dei punti principali per poter lavorare sotto qualsiasi aspetto. Io ho fatto un sole, allora un nuovo sole per l'isola, perché il nuovo sole deve essere rosso. Il rosso è il colore dell'amore, dell'energia, della condivisione, dell'altruismo. Il rosso è un colore forte. In un primo tempo l'avevo fatto giallo, ma era un sole morto. E poi ho notato che questo sole non sta uscendo più. Collabora con i miei pensieri, piove, piove. Io che vivo di sole, perché il sole ricarica la mia batteria e non lo vedo più il sole. Allora ho voluto reagire facendo questo sole rosso su questa isola verde e il mare azzurro. Ho risposto un castello perché è un po' commerciale, piace. C'è una cosa che noi artisti non diciamo, che alla fine campiamo, dobbiamo campare, e quindi facciamo, a volte facciamo il meglio degli altri, non siamo meglio degli altri, c'è una certa diversità, ma non è, nessuno di noi è meglio degli altri. Quali materiali sono stati utilizzati per il suo lavoro? Allora, in questo caso sono terre cotte, smalti e colori. Si aprirà domani, domenica 1 aprile a Forio, il Festival Internazionale della Street Art, che durerà 7 mesi. Tanti gli artisti internazionali che arriveranno sull'isola, annuncia il direttore artistico Salvatore Iacono. Il primo artista presente con le sue opere, lo street artist Tony Gallo, che ha realizzato in questi giorni un murales lungo il muro di cinta del municipio di Forio. Vediamo il servizio. Al via l'Ischia Street Art International Festival, Salvatore Iacono. Allora, si aprirà ufficialmente domani l'Ischia Street Art Festival, che quest'anno verterà sull'ambiente e inquinamento. Abbiamo aperto il festival con un grande, grandissimo street artist che è Tony Gallo, che ieri ha realizzato questo bellissimo murale qui dietro di noi. L'Ischia Street Art si prefigge di riqualificare, rigenerare le zone periferiche dell'isola e non solo, ma sia diciamo in una maniera pubblica sia in maniera privata. Maestro Tony Gallo, cosa rappresenta la sua realizzazione davanti al municipio di Forio? L'opera che ho rappresentato raffigura l'amore che può esserci tra una persona, e mettiamo caso, in questa raffigurazione c'è un pesce,
è talmente grande l'amore che vorrebbe privarsene, quindi portarselo a casa, metterlo nel suo acquario, pur piacendoli, è cosciente che va lasciato nel suo posto, quindi nella natura, e lasciato amare un po' da tutti. Diciamo in linea con il tema dell'Ischia Street Art International Festival, con il tema dell'ambiente e dell'inquinamento, una realizzazione che vuole sensibilizzare l'amore verso la natura. Sì, io racconto un po' queste favole, quindi il significato tante volte va dato singolarmente dalle persone. C'è molto di questo qua, ma c'è molto un po' in tutto il mio percorso. Maestoris, Tony Gallo, cosa racconta questa mostra di lavori indoor? Allora, qua ho voluto portare un po' le mie giornate, quindi le giornate che vivono i miei soggetti, con diverse espressioni. Diciamo che ho cercato di portare un po' tutti i momenti più possibili. Lei racconta una favola, ma i soggetti sono sempre gli stessi o cambiano? I soggetti sono, diciamo che provengono tutti dallo stesso mondo, quindi si assomigliano molto tra di loro, cambiano come cambia l'emozione che vuole trasmettere il quadro. È un'emozione sempre uguale o deve essere interpretata da chi li guarda? È molto interpretativo. Questa è una cosa che mi piace molto, lasciare a chi guarda il mio quadro il significato dell'opera. L'isola di Procida è in lutto per la scomparsa dell'ex sindaco Antonio Capezzuto, conosciuto da tutti affettuosamente come Ninuccio, uomo attivo nella politica procidana, noto esponente della Democrazia Cristiana e primo cittadino molto ammirato. È stato salutato stamani per l'ultima volta dalla comunità procidana nella chiesa della Madonna delle Grazie. Dopo questo telegiornale trasmetteremo un ampio speciale dedicato alla Passione di Cristo organizzata il Venerdì Santo a Forio dall'associazione Actus Tragicus, quest'anno giunta a 30ª edizione. Intanto seguiamo uno stralcio di questa manifestazione di quest'anno con il momento toccante della morte di Cristo sulla croce. Dio mio! Dio mio! Perché? Perché mi hai abbandonato? Eli, Eli, lama sabachthani.
pagina degli appuntamenti in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo che sarà celebrata il 2 aprile, anche il Comune di Ischia parteciperà all'iniziativa solidale di dedicare uno spazio al tema illuminandolo di blu, un modo per parlare di questo disturbo neuropsichico e sensibilizzare l'opinione pubblica al fine di riconoscere l'importanza della consapevolezza sulla problematica. Sindrome dell'autismo e il ruolo della scuola sono i temi che saranno approfonditi nel convegno Scuola ed Autismo che è organizzato dall'Associazione Genitori Autismo Ischia. Appuntamento il prossimo 3 aprile presso la scuola di Lacquameno alle 9.30 del mattino. L'incontro si concentrerà su diversi temi che saranno approfonditi da relatori specialisti della sindrome in ambito medico e scolastico. Ed ora, come sempre, spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovasche. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, soleggiato, ma con poche nubi sparse. Bene, chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi auguriamo buona Pasqua e buona Pasquetta. Noi ci ritroveremo invece con l'edizione delle 14 di martedì prossimo. Arrivederci a tutti.